Istruzioni e regola dei monaci di San Colombano Abate, con introduzione di Anna Maria Canopi e Giorgio Picasso. Abbazia San Benedetto, Seregno, 2003. Traduzione dei testi delle monache benedettine dell'Abbazia Madre Ecclesiae, Isola San Giulio, Orta Novara. Bobbio, Abbazia di San Colombano. San Colombano in abiti pontificali. Bassorilievo del sarcofago del Santo, 1480. Bobbio, Archivi Storici Bobbiesi. San Colombano. Miniatura da un graduale bobbiese del XV secolo. San Colombano Lambro, chiesa prepositurale. San Colombano è il miracolo dell'orso aggiogato, vetrata absidale. San Colombano Lambro, raccolta privata Fiorani Gallotta. La Vergine col bambino tra i santi Colombano e Rocco a destra e San Bassiano a sinistra. Affresco attribuito a Bernardino Lanzani, secoli XV-XVI. La regola e le istruzioni del Santo di Bobbio, tradotte in lingua italiana dalle monache benedettine dell'isola di San Giulio Orta, offrono a un vasto pubblico la possibilità di acquistare direttamente opere di non facile accesso nel loro testo originale. San Colombano fu un monaco non benedettino, di origine irlandese, attraversò tutta l'Europa, lasciando dovunque semi di spiritualità e cultura, fioriti poi in istituzioni che hanno dato e continuano a dare un contributo significativo al carisma monastico. Non per nulla, proprio a Bobbio si deve la serie di convegni e di pubblicazioni determinanti per la ripresa di slancio che la vita monastica sta attraversando, e che ha stimolato il vivace interesse per tematiche monastiche evidente negli ultimi decenni anche presso i non specialisti. Aggiungiamo così un altro importante tassello al vasto quadro del monachesimo europeo.